Sono cose che in parte ho vissuto anche nel mio iter accademico e personale, perché ahimè nel 68 e nel 70, nel maggio francese, eravamo sulle barricate, fantasia al potere, se noi che vi continuo le combattere, vedete come ci siamo ridotti, ma questo è un'immagine, diciamo, immaginifica, non tutta l'economia è così. Però stiamo seguendo l'evolversi di un modo di essere che non è solamente italiano, non è solamente europeo, ma direi è mondiale. Anche se ci occupiamo di questioni politiche, io mi affido sempre anche una mia deformazione personale a un concetto che ritengo di ricerca metafisica. Ho seguito molto gli studi di Massimo Cacciari, ho studiato molto l'ideologia di tutte le scuole occidentali europee, da fino a 800 ai giorni nostri, da sincretismo materialistico della sinistra hegeliana, Strauss, Feuerbach, Marx, alla visione mistico onirico nazista, la follia, la barbarie del nazismo. Ho seguito il concetto illustrato da Spengler e il tramonto dell'Occidente e mi rifaccio sempre nella mia visione a qualcosa che può sembrare strano. Se ti parla di metafisica in un contesto politico può sembrare di voler fare qualcosa di diverso. E invece, secondo me, le cose ci stanno. Anche perché, siccome credo che ci voglia immaginazione al potere, siccome credo che l'uomo debba vivere di qualcosa che non è soltanto fatto di numeri, ma anche di percezioni, se vogliamo, sciamaniche, anche in un qualcosa di livello junghiano, di espansione della propria personalità, mi rivolgo, forse voi non avrete molta dimestichezza con la terminologia induista, al concetto delle età degli induisti. Per gli induisti esistono quattro età: l'età dell'oro, dell'argento, del bronzo e del ferro, che corrispondono alle quattro caste, che sono i sacerdoti, i brahmana, i guerrieri, i kshatriya, i commercianti, i vaishya, i servitori, i sudhya, i sudra, che corrispondono all'età Satya, Treta, Dvapari e Kali Yuga. Nell'ambito di ogni evoluzione storica, che per loro è di migliaia di anni, secondo il respiro del Brahman, di miliardi di anni, ma parlando di entità umane, si tratta di entità che storicamente si avvicendano e nell'ambito dell'ultima età di ogni ciclo, del Kali Yuga, c'è la dissoluzione, ovvero sia, è l'età nella quale, e ne vediamo i prodromi, i valori scompaiono, tutto si accelera in maniera impossibile da contenere, in una dimensione senza ritorno, e tutto si distrugge, si rigenera, ma si autocrea. Che quello che nell'ambito di una visione archetipica corrisponde, per quanto concerne anche il pantheon delle divinità pagane, al Götterdämmerung, alla comunità degli dèi, ma che corrisponde anche alla caduta degli Asi, del Valhalla, anche il pantheon dei greci cade. Tutto ciò che esiste è destinato a trasformarsi e a morire. La nostra epoca è un'epoca nella quale tutto si concentra, tutto diventa più consapevole, ma tutto tende ad una specie di lotta finale, come dicono, non a livello millenaristico, ma gli studiosi di Carmen Noreni dell'Edda e il Götterdämmerung. Nella caduta degli dèi poi c'è il Vastelan, ma però c'è una rigenerazione, c'è un dio vestito di bianco, Baldr o Baldur, che ricompare dalle ceneri per riportare una nuova visione.
In quest'epoca millenaristica, infatti, assistiamo alle New Age, ai santoni che rinascono, assistiamo ai dischi volanti, all'abduction, quelli che si fanno addirittura il giretto settimanale del weekend sulle astronavi. Ma questo cosa indica? Un malessere dovuto ad una assoluta mancanza di valori. E l'uomo ha bisogno di valori. Quei valori che nell'ambito dell'epoca storica, e qui entriamo nel tema, nazionalismo sarebbe il titolo del mio intervento, nazionalismo e patriottismo dall'Unità d'Italia ai giorni nostri. Benissimo, patriottismo. Si ha paura oggi di parlare di patriottismo ed è uno dei valori che proprio perché è stato scippato e deturbato storicamente da questioni storiche è quello che desta più timore. La mia generazione è stata rovinata, fregata nell'ambito del concetto di patriottismo. Perché? Mio bisnonno era patriota, si creava l'Unità d'Italia. Prima del 1861 l'Italia, la regione geografica, la penisola italiana, l'Italia non esisteva, era in una dimensione che comprendeva 9 stati. Il patriottismo, qualcuno dice, l'imperialismo di Savoia, anche per motivi economici, fece sì che con le storie che ben sappiamo, riuscisse a inglobare tutto il resto del territorio italiano nei suoi territori. Bene, quell'aneddoto che spinse gli italiani di allora a combattere per unificare l'Italia, giustamente si chiamò patriottismo, anche se parlando di tedeschi si chiamerebbe pangermanesimo, qui sarebbe panitalismo, è un neologismo che non ho mai sentito, ma che vado a coniare questa sera, è un modo comunque che spinse in maniera eclatante, in maniera che causò anche molti atti di eroismo e molti atti di ricerca anche estetica, tra cui Verdi, che nell'ambito della sua opera fu ispiratore e, come dire, anche sviluppatore del sentimento e del sentimentalismo che portò all'Unità d'Italia. Bene, dov'è che la mia generazione, soprattutto quella precedente della mia, i miei genitori, è stata rovinata dal nazionalismo fascista? Si è avuto paura per più anni di parlare di patriottismo perché questo veniva visto esattamente come nazionalismo. Quando è che io mi sono sdoganato la parola patriottismo, il concetto di patriottismo? È accaduto l'anno scorso durante i 150 anni del ricordo del risorgimento, della rinascita anche della consapevolezza del nostro territorio nazionale, leggendo una frase di De Gaulle che così recitava: patriottismo è amare la propria nazione, la propria lingua, i propri concittadini, la propria etnia, anche senza essere razzisti. Nazionalismo è odiare quella etnia. Allora, compreso questo, ho capito il senso che può avere un patriottismo in una Europa e in un mondo civile. Il patriottismo ci aiuta. Ecco perché vi può essere, anche nell'ambito della ricerca consapevole di una sovranità popolare, titolo di cui si fregia questo movimento, di cui ne sono simpatizzante, tra le varie cose ci può stare questo senso di patriottismo, che non è nazionalismo. E questo è utile da spiegare e da chiarire. Ma attenti, che il patriottismo ha molti nemici. Molti nemici in quanto oggi, viste le multinazionali, visti la politica che si spaccia per neoliberista e in realtà è un potere tecnocratico
che sta diventando peggio di un potere teocratico, quello del valore e del possesso dei beni e dei sistemi del globo nelle mani di pochissime persone che condizionano il 90% del rimanente dell'umanità. Su questo ha scritto in modo particolare il professor Luciano Gallino un testo che io vi vorrei consigliare, Finanzcapitalismo, la civiltà del denaro in crisi, dove c'è una mezza paginetta che vi vorrei leggere, i costi umani della crisi. La crisi economica apertasi nel 2007 ha avuto come causa primaria i mutamenti dei rapporti di potere politico-economico che dagli anni 80 in poi hanno facilitato l'ascesa della finanziarizzazione e l'affermazione di altri aspetti dell'ortodossia neoliberale, mutamenti rilevati perfino da loro. Con cause di notevole peso sono state la irresponsabilità sociale, l'incompetenza e l'avidità di una parte significativa degli alti dirigenti di società finanziarie e non finanziarie, dei grandi proprietari, dei gestori a capo di fondi e patrimoni, personaggi che all'epoca del finanzcapitalismo governano di fatto l'economia e la politica del mondo. In totale si tratta di appena una decina di milioni di individui. Al di là delle loro intenzioni o dei loro convincimenti etici, mediante le loro strategie finanziarie, questi pochi milioni di individui hanno inflitto e continueranno a infliggere per lungo tempo rilevanti costi umani a miliardi di altri. Nella posizione che occupano, sarebbe arduo per loro agire diversamente come premio a dismisura che vi si conforma. Così la logica endogena del finanzcapitalismo punisce severamente le azioni devianti. Resta il fatto, ascoltate qui importante, che meno dello 0,15% della popolazione mondiale appare essere nella condizione di infliggere a gran parte del 99,85% restante i costi che vengono riassunti nel testo. Non è questo l'ultimo dei motivi per asserire che la civiltà mondo reca in sé profondi segni di degrado. Nel senso che si parla, se vogliamo, di una mondializzazione effettivamente che dà un'apparente visione di completezza e di unione dei popoli, ma in realtà è un profondo senso di divisione. E infatti dico questo perché a me piace cercare di sognare. Spero di riuscire a farvi sognare un po', non soltanto a farvi ragionare, perché è con la mente ma è col cuore che si compiono anche le cose. Infatti, tra le varie cose, questo potere che ci condiziona fa sì che noi siamo burattini o burattinai. Questo l'ho scritto in un mio articolo. O siamo semplicemente comparse a morte che assistono i bidelli dell'università della terza età. La qualità della nostra forza è direttamente proporzionale alla somma delle nostre consapevolezze. Autori o dattori, burattini o burattinai, avere o essere. E qui quindi arriviamo al concetto di mondializzazione. L'universalismo, ovvero ciò che ingloba, queste parole sono mie, non sono ripetute, ovvero ciò che ingloba e contiene tutto ciò che esiste in una dimensione che deve essere condotta alla qualità d'eterno presente, si avvicina sul piano umano e sociale al concetto di comprensione delle religioni e delle culture, unificandole nei loro contenuti umani e metafisici, ma nel rispetto della loro originalità e della loro individualità. E qui questo è il concetto di patria, che difende questi principi che possono condizionare anche l'economia. Ecco perché parto da lontano. Al contrario, la mondializzazione significa l'appiattimento di una dimensione pianificata e globale, oggi diremo standard, nella quale lo spazio e il tempo sono massificati in uno stile di vita e di pensiero falsamente universale, mondiale appunto, nel quale l'ora è scandita dall'orologio al quarzo ed il cibo è fornito dai fast food dei vari McDonald's. Il concetto di mondializzazione rappresenta una via negativa, direi, per chi è credente perfino satanica,
mentre il concetto di universalismo rappresenta la diversità e il ritorno all'unità. Svegliarsi al canto del gallo ed assaporare il burro di yak o la soia per le culture che se ne avvalgono può fratellare anche coloro che bevono Chateauneuf du Pape e mangiano escargot e bourgogne, ma lascerà del tutto indifferenti, ed è quello che stanno facendo per condizionarci, il grande fratello, lascerà del tutto indifferenti quelli che a Roma, Parigi o New York bevono Coca-Cola e mangiano patatine fritte. Infatti questo è mondiale, si fa la stessa cosa dappertutto. Questo non è umano. Unità della diversità, universalità e non mondializzazione. Il principe di questo mondo, colui che separa e delimita, ribalta tutto ciò che esiste in maniera speculare, apparentemente simile al bene, ma in una forma stravolgente di valori, al fine di utilizzarlo ai suoi scopi di divisione, di avarlo, da cui diavolo, divido. Universalità o essere e mondializzazione o d'apparire. Rimane a noi la scelta tra essere o apparire. Di questo ha una enorme responsabilità la cultura. Anche chi insegna filosofia nelle scuole insegna un modo deviante di interpretare la realtà. Infatti, Arnold Toynbee ha scritto: in questo universo misterioso vi è una cosa di cui l'uomo può essere sicuro. L'uomo stesso non è certo la più grande presenza dell'universo. Lo scopo dell'uomo è di ricercare la comunione con la presenza nascosta dietro i fenomeni e di ricercarla nell'intento di mettere il suo sé in armonia con quella realtà assoluta. Innanzitutto, il concetto di filosofia. Tra il concetto che ne avevano gli antichi ed il concetto contemporaneo che si possiede oggi, vi è tutta la misura della caduta e della degenerescenza nella quale viviamo nel momento presente. Per i greci, ad esempio, ogni capo scuola costituiva un gruppo di discepoli ai quali insegnava delle modalità di comportamento che erano conformi agli scopi che la scuola si prefiggeva, epicurei, stoici, eccetera, e che venivano costantemente vissute in coerenza con la dottrina del loro insegnamento. Oggi la filosofia è diventata un vizio mentale nel quale il professore universitario di turno cerca la maggior originalità di un'idea nuova per la quale possa aumentare il numero delle pubblicazioni a suo nome, utilizzando spesso e volentieri le tesi di laurea dei suoi studenti. Lo scopo prossimo e più immediato è quello di mantenere una cattedra fino alla pensione. Nella migliore delle ipotesi, il filosofo attuale è uno specialista in monografie trattante un preciso periodo storico a cavallo di alcuni autori. Si tratta di uno storicismo della filosofia del quale i rappresentanti sono più simili a dei contabili della storia del pensiero che non a dei sacerdoti dell'antichità o a dei capi scuola. Curiosamente, il filosofo Wittgenstein, in un suo aforisma, asserisce che la filosofia è l'ortopedia del pensiero, e la religione è la protesi. Questo tanto per capire come il libero pensiero sia alla base di ogni speculazione e di ogni condizionamento umano. Tra le varie cose, viene spesso dimenticato che il Risorgimento, di cui parliamo, questo sano patriottismo, fu portato avanti non solo dalla carboneria, ma anche dalla massoneria. Giuseppe Garibaldi, cosa che non viene detta mai nei libri di storia, ed è provato storicamente, fu gran maestro del Gran Oriente d'Italia, tra le varie cose. Ma questo è una colonietta puramente per il signore. Allora, vorrei terminare perché non vorrei annoiarvi, però i miei interventi in genere sono sempre underground. Ciò che mi spinge in questo mio tipo di ricerca è non appesantirmi o non fermarmi mai su una cosa sola. Ciò che temo artisticamente è la mediocrità e l'appiattimento. Ecco, si ha paura di insegnare ai giovani la creatività anche nell'interpretazione di fenomeni, anche di quelle giustissime che sono state dette prima, però con l'angolazione e la misura con la quale, almeno per me, ho cercato di centrare il problema.
Perché finora siamo andati avanti con follie, tipo l'unico e la sua proprietà di Max Stirner, il cui finale, che adesso vi leggo sulle tre righe, rappresenta purtroppo il leitmotiv della degenerescenza della nostra epoca. Max Stirner, famoso anarchico individualista, rigettato dalla filosofia marxista e anche da quella anarchica, riesce a scrivere un libro intero, quasi farneticante, grande quasi come il Mahabharata indiano, che però non è altrettanto profondo, ed è intitolato Der einzige und sein Eigentum, l'unico e la sua proprietà. Ecco, adesso vi leggo che cosa non bisogna fare. Costui, al termine del suo libro, e sembra veramente, purtroppo, l'atto di morte della nostra civiltà, arriva a dire: ogni essere superiore a me stesso, sia Dio o l'uomo, indebolisce il sentimento della mia unicità e impallidisce appena risplende il sole di questa mia consapevolezza. Se io fondo la mia causa su di me, l'unico, essa appoggia sull'effimero, mortale creatore di sé che se stesso consuma, e io posso dire: io ho fondato la mia causa sul nulla. Ecco, mi auguro di non fare così, ho finito. Thank you.